Quest'estate, quando il presidente mi ha chiamato per illustrandomi quali potevano essere gli obiettivi e la volontà della società, la persona che ho immediatamente individuato per far sì che tutto ciò accadesse non poteva che essere Massimo Borgia. Oggi come oggi nel calcio, ripeto, odio i luoghi comuni, ma si dice sempre è un mondo di merda, non ci sono valori, e quello che hanno fatto per me è sicuramente una scusate, è sicuramente un gesto di altri tempi, soprattutto per le, come dire, per quello che questo allenatore e Michele per venire qui avevano rinunciato. Per questo mi sento di chiedergli anche scusa, perché non se lo meritavano, non meritavano sicuramente una conclusione del genere, e me ne assumo le responsabilità, lo faccio pubblicamente. Il progetto che io volevo e che la società aveva condiviso e mi aveva supportato al 100% quest'estate prevedeva, uso un termine, mi dispiace, non lo voglio usare in maniera propria, una ricostruzione. Tant'è che quando Massimo è venuto qui il primo giorno, che ci siamo andati a fare una passeggiata nel centro storico, ci siamo fermati in mezzo alla strada e l'ho guardato e ho detto: Massimo, qui tocca fare quello che vedi qui, bisogna ricostruire.